Buonasera a tutti. Eccoci con una nuova puntata di Alan Wake. Io sono Gatsu, o Corrado, che dir si voglia. E dopo l'incidente con Barry, andiamo a cercare la casa dei due metallari, a vedere un po' cosa ci raccontano. Nuova schermata del menu principale. E via. Nell'oscurità. Nostra Avevo macchina. perso la pistola nell'incidente e Barry era svanito nel nulla. Guarda un po' che strano. Barry! Barry! Oh, amico, stai bene! Che bello risentirti! Stavo cercando di uscire dalla macchina, ma il terreno ha ceduto! Accidente, che salto! Tranquillo, il tuo cartonato è ancora intero! Lascia stare! Tutto bene! Ho preso dei cespugli, ma neanche un graffio! Non c'è modo di scendere, però! Che È culo. come un muro! Oh, ah, qualcosa si muove laggiù! Barry è un posseduto! Usa un bengala, Barry! Sì! Barry, stai bene? Tutto bene, Al! Alla grande! Credo che non avesse mai incontrato gente di New York prima! Bravo, cantagliene 4, Barry. Dovrai trovare il modo di raggiungere la fattoria, Al! Ti aspetto! Ok, lui. Barry, aspettami e basta, ok? Al, io qui non ci resto, è un suicidio! Vado alla fattoria, di nuova scoperta, a sgombrare la zona, poi mi raggiungi! Non preoccuparti, ci penso io! Adesso è Rambo. È carichissimo. Sarebbe stato un disastro se non avessi raggiunto Barry. Beh, però ha ragione, non può stare in mezzo al bosco. Robe qua. Tutto per una pagina. La torcia ci voleva. Andare bene, no, sarei sceso giù di lì. Più o meno uguale. Porca miseria, vai a scappare forte. Aia. Che barriata. C'era la brulicata di ombra. Mi serviva una luce per distruggerle e passare. No, visto dopo. La luce. Speravo di trovare un generatore funzionante nei paraggi per accendere le luci vicino Ma là al non c'è cancello. niente. Io non prendo una torcia, non è che posso andare troppo a esplorare. Non c'è niente.
cioè l'abbiamo aperto. Percepivo dei movimenti tra gli alberi. Affrontare il nemico senza un'arma era pericoloso, ma non avevo scelta. La torcia accesa lì, che chissà in quanto tempo si consumava. Qua si scende, non si risale. Andiamo. Va. Allora, la fattoria di là, ma non c'è niente. Eh sì. Aia. Aia, aia. Ma... come l'accendo quel generatore se quelli lì mi tirano? Percepivo dei movimenti tra gli alberi. Affrontare il nemico senza un'arma era pericoloso. Prendila. Ma non avevo scelta. Dai, una pistola, 6 colpi, niente. Porca miseria. Dai. E vabbè. Girati. No. Questo non capisco. È un bait? È un bait sta cosa. Percepivo dei movimenti tra gli alberi. Affrontare il nemico senza un'arma era pericoloso, ma non avevo scelta. Trust no one in the dark, ma... Faccio che prendere le batterie e filare, cosa devo fare? Peccato, perché... deve essere tenuto al sicuro. Fammi andare via. Niente, niente. Ma quali sono le mie possibilità di fare qualcosa? Non capisco. Percepivo dei movimenti tra gli alberi. Affrontare il nemico senza un'arma era pericoloso. Dai, abbiamo capito. Quello è anche un po' rotto, eh. Loro comunque mi prendono, vabbè. Niente, proviamo proprio a correre via. Percepivo dei movimenti tra gli altri. Guarda, li percepiamo tutti i movimenti. Senza un'arma era pericoloso, ma non avevo scelta. Ma sappiamo anche quanti sono. Non riusciamo a farci niente. Quindi, carica di la stamina. Guarda lì che corre. Piglialo un coltello di quello che ti lancia. Dai, non stai correndo niente.
Ai. Ai, vai. Forza, dai che ce la fai, dai che ce la fai. Era un bait quella cosa lì. Io lo lascio stare. Massimo ci sarà stata una pagina manoscritto o qualcosa. Un'auto stava abbandonando la fattoria e andava più o meno nella mia direzione. Per quanto ne sapessi, era Barry, vittima dei propri eccessi di fiducia. Vabbè, macchina ha messo meglio di noi. Dai, ok. Qua i campeggiatori, un file, niente, eh. Però poi quando vengono posseduti, improvvisamente c'hanno le mannaie, i falcetti e tutto quanto. Qua dietro. Figata comunque come posto per fare villeggiatura. L'auto era diretta verso il cottage. Non era lontano. Se era davvero Barry, avrei presto visto i danni. Ma poverino, zero fiducia, nel tuo compagno. Ok, si va sicuramente di lì, con tutto vuoto. Vabbè, perché non ti friggo. Anche se mi volassi contro. Sto cercando di mettere ogni pagina nel posto giusto e al momento giusto per mostrarti come si sviluppa la storia. Strugge gli occhi. Avevo intravisto quella luce in precedenza. L'avevo vista nel mio sogno. Era un astronauta o un sommozzatore in una grossa tuta. Era colui che aveva messo le pagine sulla mia strada. Questa pagina la leggiamo subito. La presenza oscura seguì il copione preparato per lei nel manoscritto. Divenne sempre più forte, spostandosi come una tempesta da una scena di distruzione all'altra. Ma era obbligata a seguire la storia e legata al luogo da cui proveniva. Una volta che la storia fosse arrivata alla sospirata fine, lei sarebbe stata libera. Quindi anche l'oscurità vuole finire la storia? Dai, dagli un lieto fine e finiamola. Prendi un pezzo di carta, una penna. Cos'è sta roba? Ah, sono le trappole. Ok, e... porca Eva, che spavento. Certo. Certo. Ci mancavano loro. Scappa. Guardati intorno e corri. Corri di più. Non so, gli antidolorifici non ci sono. Dice un po' di doping. Oh, scappati. Incredibile. Qualcuno aveva lasciato un'arma. Ora avevo la possibilità di raggiungere la fattoria. Eh sì. Andiamo un attimo qua sopra però. Qua dentro non c'è niente? Niente. Dai, su, agility. Sopra. Dai, sali.
Era un buon posto per la cassetta degli attrezzi. Qua si muore male. Ora scendi. Meno male che queste trappole mi indicano un po' la strada. Si incastra lui. Te trappole non te le pigli, vero? Oi oi. Ancora. Aia. Ma quante ne avete? Siete pieni? Pure di attrezzi infinita. Non era sto qua. Ho schivato. Porca miseria, quanti. C'è due colpi, maffissimo. Per non incastrarci e andare dritti. Alla faccia. E uno di sti qua che rimane incastrato. Di sti qua che rimane incastrato in una trappola, Trappole sono selettive. Qua sicuramente qualcosa l'ha lasciato in giro. Non posso. E la peppa! Allora qua si corre. Vedevo l'auto, ma non c'era traccia del conducente. C'è nessuno? Barry! No! Danny, non sei! Per favore! Ma che diavolo? Cosa sono? No, no, no! Mi dispiace! Ti conosco, eri in prigione l'altro giorno.
Sono tornato alla fattoria per il liquore, sai. E ti fa vedere cose. Loro non ci faranno caso. Sono rinchiusi in manicomio. Ma il mio amico Danny l'ho perso. Qualcosa è andato storto. Chissà cosa. Non sembra più lui. Come in certi film di terzo ordine, quando il miglior amico del protagonista diventa cattivo. Ma chi ha scritto questa... questa merda? Ops, scusa, colpevole. Poveretto. Ok, esaminarlo, devo vedere sta scena. Porca Eva. Ho pensato a tutte le conseguenze possibili. Se seguo il volere della presenza oscura, la storia che sto scrivendo non salverà Alice. È una storia dell'orrore e la ucciderà. E poi ucciderà me e tutti gli abitanti del paese. Non risparmierà nessuno. L'oscurità consumerà tutto. È ciò che ha sempre desiderato. Sarà finalmente libera, inarrestabile. Ha usato Alice per attirarmi. Me l'ha sventolata davanti per motivarmi. Non voleva affatto liberarla. Ma ora cambierò tutto. Fuggirò. Mi sono aggiunto alla storia. Ora ne sono il protagonista. È un rischio terribile, ma è l'unico modo per salvare Alice. Sarò legato agli eventi della storia come tutti i personaggi che ne fanno parte. Perché la cosa funzioni, la storia deve comunque sembrare vera. Devono esserci vittime, fughe, suspense. In una storia dell'orrore non si sa mai se l'eroe ce la farà o riuscirà a sopravvivere. È quasi costretto a morire. Per prima cosa, scriverò la mia fuga. Mi serve aiuto. Sarà Zane ad aiutarmi. Farò avverare ogni cosa. Finalmente. Adesso si capisce perché è un miracolo che ci salviamo ogni volta. Vabbè, se non è plot shield questo. Gli animali gialli come sono diversi. Fammi indovinare, Danny, eh? La porta anteriore era chiusa. Dai. La fattoria era ancora molto lontana. Mi serviva una macchina per arrivarci in fretta. E rimango sempre più convinto che allora quelle immagini che vediamo di lui nella TV è in quella settimana di buco che ha avuto. È stato drogato fortissimo. Si guida e vai. Se Barry non era lì, probabilmente era nei guai alla fattoria. Per un momento mi sentii in colpa per aver dubitato di lui. Dopotutto ero arrivato fin lì. Ma Barry era Barry. Mega incrocio. Si può entrare da nessuna parte qua. Questo ci serviva proprio, eh. L'ho messo un po' maluccio. Balle, granate accecanti. Proprio quello che ci serviva. Andiamo su, c'è qualcosa. Piano di, piano, secondo piano piuttosto inutile. Lì c'era una... Esatto, una casetta lì dei ranger. Ora la gippetta, sembra più agile. Anche se il pick up non era male.
Beh, un'altra. Un'altra cassa, una dietro l'altra, non credo. Ai. Pff, è lenta, è la jeepetta. Prendiamo la muscle car poi. Questa sarà una radio, di nuovo, da ascoltare. Però anche il fucile più fiero. Questo serve un casino. Beh, come di sicuro avrete notato, la tempesta che aspettavamo alla fine è arrivata davvero. I ragazzi del servizio meteorologico dicono che durerà almeno fino al mattino. A proposito, vi rileggo la descrizione di quella persona scomparsa. Lo sceriffo sta cercando una donna bianca dell'età di 30 anni, snella, bionda e con gli occhi azzurri. Potrebbe essersi persa nel bosco ed è possibile che sia rimasta ferita in un incidente d'auto. Se la vedete, offritele riparo e chiamate lo sceriffo. Il tempo è terribile là fuori. Quindi, se vedete qualcuno in zona che vi sembra un po' confuso, beh, date una mano, ok? Qui Pat Main su KBF FM. Spero che siate tutti al sicuro e al calmo. Un gigante queste strade. Comunque, dobbiamo andare verso la luce. Speriamo di trovare tutte le cose secondarie, anche perché qua stanno aiutando parecchio. Ehi, mazza chiodata, e chi siete? Mai che si dodge questa caricata qua, mai. Vai, derapate alla fattoria. E qua. Miseria. Ok, qua la strada che univa i due cosi. Sì, vedo l'incrocio, direi che non c'è niente. E si prosegue da sto lato. Boom. Peppa! Mi sa di no. La vista, baby. Come derapa? 360. Ok, lì è tutto centato. Mi sa che se ne deve andare a piedi. Va andare dietro alla colonna distrutta lì, al traliccio. Non c'è niente. Jump! All you need is jump! Ok. L'hai scritto che si è fermato con una derapata stilosa. Mica frutto del caso. Porca Eva! No, esatto. Porca miseria. Devi far scomparire. E
oggetti distrutti con la torcia, più uno. Ci possiamo anche buttare giù qua. C'è un mulino. Ok, non si capisce bene. Ah, ok, lì è chiuso, quindi mi devo proprio buttare qua. Perfetto. Subito al mulino. Sigillato. Ok, di queste qua qual è la fattoria? Quella là sembrerebbe. Magari si va dopo, quindi qua direi che è extra. E infatti c'è una freccina che me lo farò ripetere due volte. Perfetto. Non mi è rimasto più un bengala, ma ho tre granate accecanti. Pensavo di più. Sta lontano da mia figlia. Non c'è tua figlia. Stai sereno. Ok. Un campo di ah, è vero, la fattoria dei rocchettari sta qua. Sapevo che i fratelli erano stati delle specie di rockstar, ma non ne ero convinto finché non vidi il palco. Pazzesco. Al! Corri! Arrivano! Ne arrivano troppi! Ah! È rock and roll. Sono felice che tu abbia deciso di farlo solo, signor Bronson. Sta zitto e spara. Dobbiamo schiacciarli. Posso aiutarti facendo partire altri fuochi d'artificio? Ehi, hai visto quanta roba e munizioni ci sono in questo posto? Per fornire. Speriamo che sia una canzone originale e non me la vanno a censurare. Come una fregatura. Spaventapasseri. Tiro. Ah. Beh. Porca Eva. Peccato. Sono felice che tu abbia deciso di fare da solo, signor Bronson. Sta zitto e spara. Dobbiamo schiacciarli. Posso aiutarti facendo partire altri fuochi da qui? Ben fornito. Resisti. Cerco di accendere le luci del palco. Dai, dai, cosa fai? Punta lui! Avvicinatevi, come devo dire, ragazzi?
torcere la... Porca miseria. Dai, prendo per favore. Da caccia è molto più efficace da lontano. Ma guarda lì. Allucinatevi, ho qualche granata per voi ancora. Ah, ti prego, non lasciarmi morire qui! Anche se questo è così, che ho sempre voluto passare all'altro mondo. Cercando di ucciderci. È il massimo della mia vita, davvero? Children of the Overgod! Ecco, maledizione! Va giù! Di nuovo in azione! Dai, quella granata è stata buttata. Perché così, esplodere quella casetta. Che spettacolo! Bright Falls, la capitale del rock and roll. Dai, ora lo puoi prendere. È anche bello carico. Ma ci sta adesso, perché magari faccio la gente corpo a corpo. Lì prima mi sparavo a distanza. Messi bene. Pile, messi bene. Al, di qui si va alla fattoria! Ok. Barry, rilassati. Ma non c'è niente? Ormai di no, questa è un'arena. Facciamo lo scritto piazzata lì. Ok. La casa degli Anderson. Beh, il loro palco non era niente male, eh. Vedere Rockstar e Children of the Overgod lì. Come si chiama? Non male come canzone. Ti sei presa la torciona professionale, Barry. Fammi vedere. È la pileta dell'IKEA. Vedi? Non c'è problema. Il tuo cartonato è come nuovo, proprio dove l'ho lasciato. Una volta sistemato qui, tornerò a prenderlo. Sì, in effetti era la mia più grande preoccupazione. Dobbiamo togliere di mezzo questo affare. Ho fatto il possibile, poi mi hanno assalito. Ci devo andare. Dovrei sparargli. Ah, questa è una torciona professionale.
Penso che Alan Wake qui abbia qualcosa da dire, vero Al? Oh, sono Alan Wake! Ho sempre ragione su tutto! Se non si fa come dico io, tengo il broncio per tutto il giorno! Sono sempre di cattivo umore! Una cosa che mi rende molto attraente e misterioso! In questo momento sono qui perché ho bisogno di essere trasportato dal mio amico Barry! Ma va bene così! Tanto è scontato che lo farà! Ho capito dove vuoi arrivare. Già, non è stato male! Vuoi che faccia l'imitazione di Barry Wheeler? No? Immaginavo. Wow! Guarda quella roba! Spingevano forte con questa merda di game, eh? Guarda che roba! Niente male quei tipi! Perché non ne ho mai sentito parlare prima? Mi sa che erano più che anni 70. Effettivamente comunque era una nave intera vichinga, figata. Spettacoli degni dei Pink Floyd. Qua c'è la roba per terra? Il sonno. Passiamo. Wow, Night Springs! Cavolo, che bei tempi! Ti ricordi quando ti ho trovato quel lavoro? Il tuo primo vero lavoro da scrittore. Oh, questo è uno dei tuoi episodi. Un episodio scritto da Alan. Vediamo, sono curioso. L'episodio di stasera. Il sogno dei sogni. Ah, e di qualcun altro. No. Ci uniremo al signor Jones nell'esplorazione di un paesaggio onirico. Solo per fermarci improvvisamente davanti a una situazione decisamente terrena. Una lunga fila di persone. Ehi, Jones, giusto? Ascolta, dovremmo aspettare finché Sua Altezza là non sarà pronta. Oh, wow, e chi è? Non lo conosci? Ma sei nuovo. È il tizio che ci sogna. Beh, non solamente noi, lui sogna ogni cosa. Tutto questo. Ma, aspetta, no, sono io quello che sta sognando. Sto dormendo, non siamo nel mio sogno. Oh, sì. Certo. Sveglia, amico. Sei solo un altro sogno. Io sono un sogno. Tu sei un sogno. Il tipo assurdo con la muta è un sogno. E la ragazza bella e sorridente è senza dubbio un sogno. Ma sono quasi sicuro di sognare tutto questo. Beh, forse sei un sogno molto confuso. Mica sono Freud. Io so solo che conosco dei tipi in gamba e loro dicono che il tipo che sta sognando è quello là. Non capisco cosa significhi. Significa che lo rendiamo felice. Niente cadute improvvise. Facciamo in modo che sia vestito quando si mostra in pubblico. Nessun inseguimento con il mostro alle calcagna e lui che corre come un pazzo mentre le sue gambe non funzionano. Oh, signore! E se poi si sveglia con i sudori freddi? Già, esatto. Perciò aspettiamo finché non vuol proseguire. Manteniamo la pace e la calma. Ehi, sta succedendo qualcosa. Sì? Che cosa? Come? Non senti? Ah, santo cielo, è una sveglia! Sei tu, vero? Ti prego, moglie e figli, ti prego, non svegliarmi! Aia! Questa puntata qua di Night Springs sembrava più inerente alla nostra storia. Cavolo, riflette sta roba. Il vascello vichingo era imponente, quasi un ariete da battaglia. Templar Ragnarok Tour 165. Contemplate la furia celeste. Cavolo. Avevano anche dei bellissimi poster, diciamo. Figata. Bel lavoro, Al! Visto? Sono tosto? Tu cosa vuoi? Ridicolo. Please.
questo è potente come torcia, porca miseria. Mi scioglie in un attimo. Perfetto. La scimmia è un lavoro duro. Dici? Finito, Mister Semina. Forse possiamo passare di qui, Al! Oh no, c'è uno che corre come i pazzi, guarda. Che cavolo sei finito te? Qua ci vorranno 2 ore per tirare giù. Adios. Allora, dicevamo, Barry, dove vuoi passare? Dalle cucce dei cani? Non c'è niente delle cucce dei cani, Barry, cosa dici? Sì, facciamo il giretto. Qua i cavi elettrici che uccidono solo me. Non c'è una luce. Caveva. Lungo, è da caricare su fucile. Ma se no che non mi voli in faccia questa macchina. Oh, ma che ne ha ancora di più, in effetti. Ah, arrivo, Barry, arrivo. Ma non è una manina, no, eh. E comunque anche il fucile non glielo potevo lasciare. Sapevano lunga. Dai una cosa, Al? E ne usciamo vivi, ho intenzione di iniziare a rappresentarli. Già! Vendere questa roba online, creare un reality show, lanciare un nuovo singolo. In bocca al lupo, amico. Ehi, tu trova il modo di uscire da qui. Meritano. Io do un'occhiata a questa roba. Non bere troppo. C'è il rischio che beva davvero. Questa roba qua delle mega allucinazioni. A che? Non mi farà paura per niente. Sembra aver visto qualche munizione in più. Ok, ce ne stiamo così. Porca. Tutto bene, tieni gli occhi aperti, ok?
La radiolina. Come sapranno i nostri fan, di solito lavoro di notte, ma non sono l'unico. Gli agenti Mulligan e Thornton dedicheranno un po' del loro prezioso tempo per farci compagnia qui in studio. Ragazzi, siete occupati ultimamente? La festa del cervo è alle porte. Immagino che avrete parecchio da fare. Sì, abbastanza. Veramente, Pat, siamo stati impegnati in un'altra faccenda. Che riguarda un'indagine in corso. Ma possiamo parlarne, Thornton? Non volevo dire niente. Intendevo solo che abbiamo, come dire, altra carne al fuoco. Com'è il carico di lavoro rispetto all'anno scorso? Sembra tutto relativamente tranquillo, ma in questo periodo la gente tende a fare pazzie. Sì, è pazzesco, padre, pazzesco. Quest'anno ne abbiamo viste di tutti i colori. Vandalismo, risse, schiamazzi. E anche moltissima gente scomparsa. Sì, sì, più o meno le solite cose, Pat. Solo, insomma, in quantità maggiore. È una mia impressione o la festa del cervo si fa ogni anno più pericolosa? La gente beve di più, mi pare. E inizia prima, inizia da giovane. Non è solo una tua impressione, Pat, ma... Decisamente. Ehi, stavo parlando, torno. Via, mi ho perso il filo del discorso. Non solo tu. Sì, è pazzesco, Pat. Ma a dire il vero sembra che la maggior parte dei guai li causino gli adulti e dovrebbero comportarsi meglio. Quest'anno i ragazzi fanno i bravi. Beh, meno male, insomma. Ragazzi, vi ringrazio di essere passati. Vi lascio tornare al vostro dovere. Tranquillo, Pat. Nessun problema, Pat. Sto scalando una super cosa. La cosa più furba da fare. Però c'è il generatore in cima, lui lo sapeva. Carichi. E l'ascensore per scendere. Dove vuoi di più della vita? Riuscivo a intravedere l'edificio che doveva essere la casa degli Anderson, dall'altro lato del campo. Non era lontana. Non avevo paura di fidarmi delle parole di due vecchi esauriti. Avevano l'antidoto. Antidoto. Avevano una motosega, prendila, dai. Cosa sarebbe da attivare? Barry? Lasciamo lì. Ah. Stiamo scherzando. Perché devo attivarlo io. Caeva. Fate questa vostra macchinetta, Bella schivata. Cos'è, un trivia? Ma Barry ce ne freghiamo? Non lo facciamo tornare indietro? Apre Barry la porta del silo. Cos'è questa? Ma questa è troppo sciocca. Silo è sto qua? Sono andato avanti, ho sbagliato qualcosa?
ok. Che è lì sulla scala. Sta a fare lo stesso giro che abbiamo fatto noi, però non ce n'ha veramente voglia. Poi si lamenta anche, lo aiutiamo. Non lo so. Al, sei tu, vero? Sì, sono io. Un attimo. Ehi, andiamo. Sì, ora, tecnicamente, come andiamo di là? Mi sa che dovremmo aprirla insieme questa porta. Ah, okay. Sembra pesante. Non sembra più tanto. Quella deve essere la fattoria. Siamo quasi arrivati. Questa fattoria è un posto da sfidati. Dovremmo sentirci a casa allora. Rock and roll. Questa dobbiamo spingere assieme. Forza, un'altra porta. Coraggio. No. Uzz, questa motosega piantata così. Vabbè, se loro sanno la verità, facciamocela raccontare. Sotto non c'era corrente, ma avrei potuto riattivarla lavorando alla cassetta dei fusibili. Ok. Trova. Dai. Ma per logica dovrebbe essere fuori la cassetta dei fusibili. Un altro thermos. Che caffè, che birra qua. Sembra strano. Questo posto sembra abitato. Pensavo che gli Anderson fossero lì. Sì, ma non credo che riescano a tenerli a bada alla clinica. Scappano spesso e vengono qui a sbronzarsi. Non male! Che musica da paura! Eccola qua, la cassa dei fusibili. Sta luce è sin troppo forte. Sì, la sento. Dobbiamo scoprire da dove viene. È registratore in cucina di cui parlavano gli Anderson. È per questo che siamo qui. La signora delle luci. Ah, deve essere quella vecchia pazza ossessionata dalle lampadine. Cynthia Weaver. Esatto, deve essere lei. Find the Lady of the Light. Dobbiamo trovare Cynthia Weaver. Passeremo qui la notte e torneremo in città non appena farà luce. Ehi, Al, manca parecchio all'alba. Rilassiamoci un po'. E rilassarci significa sbronza. E dai, Barry, questo... perché no? Perché, beh, Al, di contrabbando fatto da dei pazzi psicotici e sei... Mi spiace per Alice. Seriamente, perché... Andiamo d'accordo, ma la troveremo, ok? E anche se sei un bastardo svitato, starò al tuo fianco a qualunque costo, sempre, Al. Sei come un fratello. Sono uno scrittore, dannazione. Giusto. Se solo volessi, potrei scrivere 10 libri all'anno.
e sarebbero tutti i migliori dell'anno. No, non potresti. Esatto, non posso. Ma potrei. Sono uno scrittore. Cosa? Ma che cosa c'è in questa roba? Sento come se il cervello mi uscisse dal naso. Ruberò la formula, due mentecanti e sarò... un miliardario dell'alcol. Mi manca tanto, Barry. Vorrei tanto fosse qui con me. Lo so. Andrà tutto bene. Ne verremo a capo. Una sbronza del genere starei bene a domani mattina. Dannazione. Wow. Ah, sei già persona così? Alan, dove sei? Aiutami! Alice! Sto arrivando! È tutto a posto! Arrivo! Era un folle sogno ubriaco, ma al tempo stesso era molto di più. Era la verità. Un ricordo sepolto risvegliato dall'alcol degli Anderson. Ero là, un osservatore di me stesso. Era la notte in cui io ed Alice eravamo arrivati a Bright Falls, la notte in cui scomparve. Avevo un'opportunità per scoprire cosa fosse successo. Mi ricordai di essermi sorpreso che il cottage fosse al buio. Alice non avrebbe mai spento le luci. Alice! Alice! Ricordai di aver intravisto Alice sott'acqua mentre sprofondava lentamente nell'oscurità. L'ultimo ricordo di quella notte era di essermi tuffato per salvarla. Poi, la prima cosa che ricordavo era di essermi svegliato nell'auto incidentata e di aver trovato le prime pagine del manoscritto. Non riuscivo a trovarla in quell'oscurità. Dovevo aver pensato fosse annegata. Alice! Jagger aveva Alice, Alice. Quindi aveva me. Ero stato una preda facile. Guarda il cottage. Sbaglio o c'è qualcuno alla finestra? Alice? Forse non è affatto annegata. Forse è là dentro. Alice! Sì. La presenza oscura mi aveva toccato, affondato gli artigli nella mia mente e mi aveva usato come un fantoccio. Deve essere qui da qualche parte. Forse di sopra, nello studio. Alice! Sì, ecco dove si trova. Puoi chiederle scusa. Alice! Vi farete una risata e vi lascerete tutto alle spalle. Alice! Non è qui. Sei stato sciocco a pensarlo. No, è morta, annegata. No, no, no! Mi fanno dei segnali contrastanti. Tua moglie è morta per colpa tua. Sei tu il colpevole. Voleva solamente aiutarti a scrivere. Ma tu l'hai uccisa. No! Oh, calmati, c'è ancora speranza. Cauldron Lake è un posto speciale. Ti dà il potere di cambiare le cose. Voleva che tu scrivessi. Ti dirò cosa devi fare. Puoi scrivere del suo ritorno. La storia diventerà realtà e tutto tornerà a posto. Lei aveva Alice e il manoscritto era il riscatto. Sì, scriverò. Riuscirò. La porterò indietro.
Nell'oscurità avevo scritto per giorni, una settimana, quasi un intero manoscritto di un romanzo intitolato Departure. La Jagger era il mio revisore, mi sussurrava all'orecchio in modo che la storia la rendesse ogni momento sempre più potente. Credevo di salvare Ennis. Nonostante avesse imbrigliato la mia mente, una parte di me era stata abbastanza lucida da inserire una via di fuga nella storia. Una luce nel cottage che mi avrebbe liberato prima di finire. Per interrompere il racconto prima della sua fine, in cui l'oscurità divorava tutto e tutti. Zane era debole e lontano, ma lo avevo inserito nella storia e la sua luce era stata sufficiente a liberarmi. Lei non è qui ora. Io sono qui perché così è scritto. Ho portato la luce per liberarti. Devi fare in fretta. Scoprirà che sono qui. Tornerà presto. Big Daddy. Ha rubato il corpo della mia Barbara molto tempo fa. Sembra così vecchia. Mi svegliai, confuso e stordito, con la mente consumata dall'oscurità e dal terrore. Non potevo fare altro che scappare. La settimana nel cottage mi aveva segnato. Stavo perdendo conoscenza sempre più in fretta. Era di certo costato molto a Zane scendere ancora più a fondo nel buio che stava scandagliando. Ma era riuscito a indebolire la presenza oscura, proteggendomi quella notte. Che non sono riuscito ad andare dritto con la macchina. Ho andato troppo dritto per la macchina. L'ho scritto io. È colpa mia. Esatto, James Joyce. È colpa tua e la pagherai per questo. Sotto il controllo della presenza oscura ho scritto una storia d'orrore che si sta avverando. La Jagger era il mio revisore, in modo che la storia la rendesse ogni momento sempre più potente. Una parte di me aveva provveduto a inserire una via di fuga nella storia. Assieme possiamo creare qualcosa di meraviglioso. Fa qualcosa alle opere d'arte creative. Le fa diventare reali. Mia madre mi diede un vecchio interruttore. Il clicker. Alice è rinchiusa in una prigione buia. Devo trovare Cynthia Weaver per salvarla. È colpa tua e la pagherai per questo. Si attende un afflusso di visitatori notevole dalle contee circostanti. Ovviamente speriamo di battere il record stabilito lo scorso anno dalla festa del Lance nella vicina Woodley. Signore e signori, qualcuno mi ha chiesto cosa di speciale la festa del cerro e credo di poter riassumere così. Amicizia e senso della comunità. La grande festa è in arrivo, ma cerchiamo di trattenerci fino a domani e passare la notte tutti interi, ok? Vabbè, non mi ha ammazzato. Qualcuno verrà a prenderla al momento giusto. L'ha detto Thomas, l'ha scritto. La sicurezza è essenziale. Il mio compito è tenerla al sicuro sotto la luce. Sempre alla luce. Spronziamoci, Al. Che problema c'è? Le pagine del manoscritto erano scomparse. Le aveva prese l'agente dell'FBI. Mi sembra quasi di avere della merda in bocca. Oh, aspetta. Fine. Siamo in prigione adesso? Oh, non va affatto bene. Hai colto nel segno? Che schifo. Vabbè, leggiamoci un po' queste non verrò pagine del manoscritto. Io. Devo parlare con la Weaver. Lei è quella nella canzone, la signora della luce. La vecchia pazza? Come vuoi tu, qualche Alma? Siamo bloccati qui. Non ci lascerà. Non hanno interrogato Alan. Avevo delle cose da leggere, sceriffo. E mi lasci dire, è stata una lettura interessante. Beh, ora sei mio, Raymond Chandler.
È tutto qui, tutte le prove, compresa la cospirazione per l'assassinio di un agente federale. Non uscirai mai di qui. Mi hai sentito, Bret Easton Ellis? Eh? Agente, voglio parlare con un suo superiore. Tutti vogliamo qualcosa, sceriffo. Io vorrei il mio... Guardi, adesso non è possibile. Agente Nightingale, insisto. Wake, cosa c'è? Donna, sei stupida. È un trucco, ovviamente è un trucco. Ok, io non ne posso più di questa merda. Wake, ora mi fiderò di lei. Stai scherzando? Agente Nightingale, la sua opinione conterebbe di più se lei fosse sobrio e se credessi davvero che sia qui in veste ufficiale. Wow! Torna in quella cazzo di cella, Stephen King. Per uscire di qui dovrai passare sul mio Un momento. Non so... Oh. Oh mio Dio! Luce, ci serve luce. È l'unico modo per combattere questa cosa. Nel mio ufficio. Le sue cose sono lì. Andiamo. Ehi, senza luce siamo come pesci in un barile. Calma. Attiviamo il generatore d'emergenza. Porcaccia la miseriaccia. Ok. Vediamo un po'. Una sola l'ha mancata. Peccato. L'agente Nightingale fissò lo scrittore svenuto. L'uomo stava smaltendo una notte d'inferno. Nightingale invidiò lo stato di oblio di Wake, ma aveva una missione da compiere. Puntò la pistola alla testa di Wake e fu sul punto di ammazzarlo. Gli tremava la mano e aveva la gola secca. Stringendo i denti, tentò nuovamente di premere il grilletto, ma perse il coraggio. Wake si mosse. Nightingale avrebbe dovuto accontentarsi di un arresto. Il temporale infuriava quando i fratelli Anderson uscirono barcollando dalla clinica, seguiti dagli altri pazienti. Sapevano che questa volta non sarebbero tornati. L'oscurità che li avvolgeva pulsava di orrore, ma Thor e Odin non erano spaventati. Avevano uno sguardo scaltro. Conoscevano tutti i passaggi segreti e c'era sangue sulle loro mani. Avevano già affrontato quelle ombre. Spero che riprendano il senno loro, sarebbe una figata. È il 1976. Regna la pazzia nella fattoria degli Anderson. Contro ogni logica, l'ingrediente più potente del loro whisky di contrabbando è acqua non filtrata di Cauldron Lake. Fete. Gli Anderson si sentono delle divinità. Odin ride in continuazione. Considera l'ipotesi di cavarsi un occhio. Thor corre nei campi con il martello in mano, nudo, strillando e inseguendo fulmini. Le loro canzoni sono intense. Qualcosa di antico si sta rivoltando negli abissi. Sta tornando. Quando si fermò alla fattoria degli Anderson, Walter si sentì sollevato. L'oblio era vicino. I fratelli avevano di certo una brocca o due di whisky di contrabbando, ma poi vide l'uomo sulla veranda e lo riconobbe. Mentre guidava per salvare la pelle, sapendo che era tutto inutile, si accorse di piangere solo quando le lacrime offuscarono la strada. Le grida di Alice risuonarono di nuovo nel silenzio della notte. Mi vidi mentre correvo verso il cottage con la torcia in mano. Seguì il mio io passato. Ero un osservatore di me stesso. Un viaggiatore nel tempo, in un sogno folle e ubriaco. Era l'inizio, la notte in cui Alice scomparve. Il mistero di ciò che successe durante la settimana di vuoto stava per svelarsi. Per un istante, Hartman pensò di strangolare quell'idiota. Mott era crudele, ma facile da manipolare. Un bambino che cercava la sua approvazione. Invece Wake era un soggetto molto più complesso. Mott gli aveva dato troppa libertà. Cosa poteva accadere in due giorni? Hartman doveva trovare un modo per fermarlo. Immediatamente. Sono sconclusionate l'una con l'altra. L'agente Mulligan smise di ascoltare Thornton. Pensava che gli scrittori non fossero molto utili e quel dispiegamento di forze per prenderne uno gli sembrava stupido. Non valeva la pena perdersi caffè e torta per quel tizio. Non era nemmeno chiaro cosa avesse fatto, a parte scappare dal camping. Mulligan sapeva che anche la pazienza dello sceriffo con il federale si stava esaurendo. Il federale è volato via. Perfetto, e allora alla prossima puntata, con l'episodio 5, il clicker si sta andando avanti, tutti i nodi vengono al pettine. Buona serata e buonanotte a tutti, alla prossima, ciao ciao!